Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come registrare da PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, sì, collegato. Ma come si registra veramente collegato e veramente con questo sistema che vi farò vedere. Non andate a credere che dopo vi spiegherò il perché. Non andate a credere quelli che dicono no, ma mi serve solo il legato 2 HDMI, finita lì. No, la PlayStation 3, come anzi no, come gli altri, la PlayStation 3 più che altro, e mi pare anche la 4, ha un sistema di HDCP dove non ti permette di registrare con l'HDMI. Quindi ora vi faccio vedere gli oggetti che servono per registrare e vi farò vedere che funziona. A tra poco. Eccoci qua. Allora, qui abbiamo l'Elgato Game Capture HD, che adesso faremo anche l'unboxing e vi faccio vedere tutto quello che ha. 3 HDMI, che uno c'è già qua dentro, quindi uno, due è quello che c'è, quindi tre ragazzi HDMI. Lo switch, che poi io metterò la dis la dove l'ho comprato, questo qua. Via eBay e poi vi spiego un po' di cose. Un computer, ovviamente, perché senza computer non si fa niente. E ovviamente la PlayStation 3. Ora andiamo a fare l'unboxing del Game Capture HD. Allora, io l'ho già aperto così, almeno dato che ho soltanto una mano, non riesco a fare troppe cose. Allora, qua troviamo il Game Capture HD, che è molto piccolino, come potete vedere, proprio piccolo piccolo. Eccolo qua. Allora, cosa c'è nel Game Capture HD? Allora, troviamo HDMI out, eccolo qua, se mi mette a fuoco, grazie, grazie cellulare, e l'USB dove attaccheremo al PC, poi l'HDMI in e la V in, e la V in. Ok, poi, ovviamente l'ho messo un po' così perché non potevo farvelo vedere con la custodia e tutto, io già lo sto utilizzando. Allora, l'HDMI, eccolo qua, quindi HDMI ragazzi, quello che usate per PlayStation 3, Xbox One, tutte queste cose qua, l'Xbox, quel che è. Poi troveremo audio e video per la Play 3, come potete vedere questo cosettino qua. Oh, ma non mi mette a fuoco oggi, non vuole collaborare. Ecco, audio e video. Questo qua che attaccherete dietro alla PlayStation 3 se non vi va l'audio. E attaccherete questo qui dietro l'Elgato. E poi troverete il component. Eccolo qua. Il component che penso che lo conosciate tutti, il component. E la presa USB. Ora andiamo a vedere come montare tutto questo e farlo andare. Eccoci qua. Allora, ecco qua. Questo è l'HDMI splitter. Ok? Versione 1.4, l'ho presa in tedesca. Come è fatto? Questi qui ci sono due HDMI o non farmi incazzare, output e uno in più la power. Allora, da qui dovremo collegare la Play 3, la dobbiamo collegare all'HDMI put in. Ok, prima di tutto, ovviamente attacchiamo la presa qua. Io con una mano non è facile, ragazzi, quindi vi chiedo scusa se può sembrare un po'. Ok, la devo fare da sola. Allora, cominciamo. HDMI qui della Play 3, ovviamente. Cominciamo bene. Chiedo scusa, ragazzi. Qui colleghiamo qua. Ecco qua. Chiedo scusa per sto pezzo, mi è uscito male. Allora, qua, come potete vedere. Oh! Perché la vita mi vuole male. Ok. Qua. La vita mi vuole male. Vediamo se così vai. Poi, importante, adesso gli altri cavi, gli altri due. Uno, mettiamo questo.
lo attacchiamo in una di queste. Ok. E questa la attacchiamo qua. Guardate bene, vedete, proprio per ricordarvi dove c'è scritto il gatto. Quindi, se io riesco a farvi vedere, ma il mio cellulare, figo figo, ma poi non fa vedere un cazzo, in, e attaccate qua. Ok? Bene. Ora prendiamo l'altro HDMI, che è quello che attaccherete alla televisione. Quindi, HDMI, e lo attacchiamo qua, dove ci sono le due prese. Ricordatevelo, vedete? Basta guardare la scena. Ok? Perfetto. Questo, allora, ricordatevi, qui, basta che vi ricordate dove c'è l'alimentatore, attaccate la PlayStation 3 diretta. Ok? L'uscita andrà attaccato uno al gato in e l'altro alla TV. Ok, ci siamo, perfetto, siamo a posto. E questa è la cosa principale. Poi questo lasciamo un po' così. Questo, cioè il gatto, è auto alimentato, quindi basta che l'ho attaccato al PC. Ora attaccato io già al PC. E lo attacchiamo qua, dove c'è l'USB. Che bello fare tutto con una mano, scusate il buio. Ecco qua. Vedete? Così. Ora, io ho già il programma Game Capture HD. Voi basta che fate così. Andate su Google per scaricare il programma. Scrivete Game Capture HD e c'è qua, lo vedete? www.ilgato.com download support. Adesso apriamo la pagina e qui vi fa vedere come scaricarlo se avete Windows 7, 8 o iOS. E quindi a posto, io l'ho già scaricato, non serve che lo faccio. Quindi apriamo il programmino, eccolo qua. Adesso vi faccio vedere un attimino che si apre, ci metto un po', eccolo qua. Ora vi faccio vedere che funziona. Tendere, prego, eccolo qua. Stavo giocando a Evil Within, come potete vedere. Ora sul PC, ovviamente su qua adesso non vedete perché devo mettere l'HDMI, ma vi faccio vedere subitissimo che funziona. Guardate qua, avete visto? Tutto funziona alla perfezione, non c'è problemi e riuscite a vedere tutto. Ora, come funziona il programmino? Allora, qui, vedete, quando schiacciate qua e c'è il rosso illuminescente vuol dire che sta registrando, ok? Qua potete fare anche i live su YouTube, ma non lo so se ve lo consiglio perché sinceramente ha molti problemi. Come potete vedere, account RV91, ma ha problemi. Potete mettere il titolo e tutto. Poi ci sono i commenti in diretta dove voi attaccate il vostro dispositivo, eccetera. Potete registrare anche con la cam, tutte queste cose qui, quindi non avete problemi. Ora fate impostazioni e potete decidere voi. Io vi consiglio di non mettere PlayStation 3 perché vi darà problemi. Se mettete PlayStation 3 vi faccio vedere cosa succede. Avete visto? Non vuol dire, non è un problema che non si sa. Voi mettete quell'altro, tutto quello che volete. Per esempio mettete PlayStation 4 e già riparte. Guardate. Anche Xbox One. Lasciate stare Play 3 perché, come vi ho detto, ha questo problema dell'HDCP e quindi il programma ha problemi, non so il perché. Qui potete mettere 60 fps, HD 1080, qualità, conversione, tutte queste cose. Immagine, come volete voi, l'audio come volete voi, il profilo come volete voi e queste cose qua. Queste sono le cose principali che dovete sapere. In più potete modificare il video quando volete. Vedete? Io ho un pezzo di video e tutte le cose di Evil Within. Io potete modificarlo, condividerlo, fare quello che volete anche direttamente
dal programma, quindi è molto comodo. E se non sbaglio, perché io vedo, sto guardando dal cellulare. E qui invece dove registrare, per esempio, io ho messo nei video, abilita flashback, perché dopo vi spiego cos'è, registra commenti in diretta, abilita comando streaming, come vi ho detto che abbiamo lo streaming che potete usare anche la telecamera direttamente e giocare, e registra video a una risoluzione più bassa invece durante lo streaming. Poi c'è la condivisione, come volete voi, e gli aggiornamenti. Ora, che cos'è il flashback? Lo vedete questa cosettina blu? Benissimo. Noi se, allora, questa cosa funzionalità funziona solo quando noi registriamo. Noi possiamo andare indietro nel tempo e vedere tutto quello, vedete, tutto quello che è successo mentre noi non registravamo. Tutto. Possiamo rivedere tutto quanto, ok? Nella cartella video, adesso vi faccio vedere. Apparirà come ho messo io, come volete, apparirà il vostro video. Per esempio, io l'ho chiamato il mio grande gioco, bla bla bla, voi scegliete quello che volete, che poi apparirà l'EGC Library, dove, vedete, vi farà la time shift e vi farà il backup del vostro video rifatto, cioè nel tipo voi perdete quel video lì, voi ce l'avete anche qua. Vi fa come un piccolo backup vedete, recording al posto dell'altro titolo. Quindi state attenti, ricordatevi che quando avete finito di cancellare, se cancellate, ricordate di andare in questa cartella e cancellarlo anche qui, perché lì registra anche qua. Detto questo, io ho finito con il video. Spero di essere stata chiara. Come vedete, vi ho detto tutto quello che potevo dirvi. Questo è il cosettino dell'HDMI Splitter, fa vedere tutte le cosettine, vedete? Però qua mi fa vedere più che altro sul videoregistratore, più che su PlayStation 3, perché non è fatto per quello. Lì funziona, qui va tutto. Da Revi91 vi do un abbraccio. Se volete iscrivermi al mio canale, seguirmi sul mio video di Evil Within, mi farebbe davvero davvero molto piacere, dato che sto registrando proprio con questo. Con il dato, così mi dite anche un po' come si vede. Detto questo, un abbraccio. Se avete bisogno, scrivetemi nei commenti che vi do una mano. In descrizione, se volete, seguite la mia pagina su Facebook e vi lascio in descrizione dove acquistare l'Elgato a minor prezzo. Almeno spero di trovarlo a minor prezzo, anche se se vi accontentate dell'usato, cose così, ve lo faccio vedere sia nuovo che usato quanto lo trovate. E come si chiama? E dove prendere l'HDMI Splitter HDCP? Ricordatevi queste parole. Comunque lo trovate nel mio video. Per qualsiasi problema io ci sono. Da Revi91, un abbraccio, ciao belli!